Volevo rivolgere una domanda molto veloce ad Emanuele, anche agganciandomi a quanto ha detto Danilo, e rispetto a questo tema, per esempio, della riconversione ecologica di alcuni posti di lavoro, perché se sicuramente il reddito di base, il reddito di cittadinanza, poi non possiamo entrare in questo dibattito specifico, potrebbe rappresentare una risoluzione alla contraddizione tra natura e lavoro, tra salute e lavoro, allo stesso tempo, secondo me, pensare una riconversione ecologica di alcuni siti o comunque sia di una tipologia, di una qualità del lavoro affinché non abbia l'impatto ambientale e quindi diciamo sulle forme di vita biologiche e naturali e un impatto poi sociale sulle forme di vita, anche qui biologiche umane, ma anche le relazioni umane, non sia possibile. Mi riaggancio appunto, si nominava Trump. Trump è uno che effettivamente, pur di diciamo, continuare a formare valore attraverso l'estrazione di idrocarburi, nega il cambiamento climatico. E lo vediamo con tutto l'entourage di cui si è circondato nel suo team di governo, no? C'ha come segretario di Stato uno che faceva parte del consiglio di amministrazione della ExxonMobil, che semplicemente vuole andare ad estrarre idrocarburi dal Mar Nero, della Russia. Allora, rispetto a tutto questo, visto che non è possibile tornare a un glorioso passato, non è possibile tornare a quel lavoro di fabbrica che si basa appunto su questa esclusione del paradigma ecologico oppure su questa rendita rispetto alla natura per formare valore, è possibile concepire una forma di produzione alternativa? Magari basata proprio su quel tipo di lavoro di cura a cui facevi riferimento. È possibile riconvertire anche dei siti che riguardano operai o che riguardano lavoratori manuali, ma che non possono più fondarsi su quell'attività lavorativa là? Allora, il punto è molto complicato perché gli esempi virtuosi che ci sono ad esempio Rimaflo, ok? Sono esempi che non riguardano lotte partite come sindacali, quindi salariali, e trasformatesi nel frattempo in qualcosa che somiglia al rifiuto del lavoro. Sono state lotte che sono partite da una negazione del lavoro. E quindi sostanzialmente da zero si è deciso di riprendere in mano la produzione e di farlo nel modo che in qualche modo fosse anche il più accettabile possibile rispetto alla controparte. Quindi quella sensibilità di cui parlava Danilo c'è, questi operai in lotta fanno molto bene ad utilizzarla in maniera tattica, però io non vedo in questo momento un percorso né di lotta di base, né di, diciamo così, revisione della pratica sindacale, che vada nella direzione, tra virgolette, giusta. Non sono necessariamente pessimista, penso che prima o poi si farà, anche perché in realtà non è poi così terribile accettare di non essere l'avanguardia che fa, cioè come dire, che mette in fila indiana dietro di sé tutti. In realtà si pone il problema fin dall'inizio, quindi fin dalla parte iniziale delle lotte, di costruire un rapporto con l'ambiente circostante, quindi con la riproduzione, che non sia più il rapporto in cui viene prima quella lotta lì dentro la produzione e poi tutto il resto. Perché il rapporto di capitale non si dà più solo nella produzione, ma anche dall'altra parte. Quindi il problema delle alleanze e delle coalizioni è fondamentale. Dico solo che c'è stato Steven Shukaitis, che è insomma, un compagno che lavora in Inghilterra, ha scritto un articolo molto bello, secondo me, sulla funzione pedagogica del rifiuto del lavoro. Cioè di come le lotte, sia storicamente datesi, sia quelle che in qualche modo riguardano lavori creativi, eccetera, eccetera, abbiano una funzione nell'insegnare a non desiderare il lavoro entropico, impattante, di cui si diceva poco fa. Perché io sono il primo a dire o c'è un'articolazione tra le lotte salariali e quelle per il rifiuto del lavoro o si va poco lontano. Dall'altro lato ci vuole chiarezza, nel senso le lotte salariali devono porre come obiettivo finale quello di abolirsi come classe che sta in fabbrica, cioè come dire, di renderlo, l'industria non cesserà di esistere, cioè si fa la conversione di tutto quello che può essere convertito e si riduce quello che non può essere convertito, quindi saranno le acciaierie, sarà. Il punto è che non possono più essere competitive sui mercati. Cioè quando uno va a vedere la trattativa con gli indiani, cioè quindi Jindal da un lato che ha perso, ArcelorMittal con Marcegaglia che vince dell'Ilva di Taranto,
Il problema non sono le tecnologie che vengono messe, il problema non è quanta parte della forza lavoro rimane lì. Il problema è che questi qua ti dicono te lo compro se sono competitivo sui mercati. Per essere competitivi sui mercati devi produrre molto ed abbassare il costo per unità. Ora, in un momento in cui sono 15 anni che c'è crisi dell'acciaio e veniamo da quella degli anni 80 che è stata la più devastante, evidentemente il problema è no, bisogna produrne meno. Quindi cioè, la logica di mercato non può essere quella che, cioè, che è poi la logica del valore, non può essere quella che guida la ristrutturazione degli apparati industriali. È un obiettivo immenso, però secondo me è l'unica cosa così.